della Sagra del Torciniello organizzata nei quartieri alti del paese. Nel quadro della festa sono organizzati anche vecchi giochi popolari. In attesa che la festa inizi, intendiamo rivolgere qualche domanda ai presenti. C'è qui Don Giuliano. Don Giuliano, la serie di manifestazioni a carattere ricreativo che l'estate bussese, per l'estate bussese è arrivata ormai al termine. Che cosa ti ha soddisfatto in particolar modo e che cosa ritieni si possa migliorare per il futuro? In linea di massima mi ha soddisfatto tutto e penso che questa di come ultima, come gioco popolare, sia la più interessante, giusto per tornare un po' dietro alle nostre radici. Mario, stiamo a sentire, tu dici mai vista da questa parte, come mai proprio stasera ti fa vedere? Scusi dottore, ma io sono da quelle parti lì. Da quali parti? Lì, di fronte al municipio. Vabbè, ma però prima ti dici uta, e poi ti farò vedere. Sono stata in America. Ah, ho c'è capito. Chi vuole e chi non vuole. Noi purtroppo siamo legati qua, dobbiamo stare sempre e qua. E ci è, che io ogni tanto vi vengo a vedere. Però ci sta buono, pure tu visto che ci vieni. Ci manca, ma io sto buono a tutte le parti, sono come il prezzemolo, dove mi chiamano vado. Ha un gioco in particolare, che gioco? Alla mina. E che cosa consiste? Descrivici un po' che cos'è la mina e a che cosa serviva. La mina serve per portare a mangiare gli operai. Cioè, molto tempo fa, quando si lavorava in campagna, la donna rimaneva a casa a fare il pranzo e a mezzogiorno lo portava a quelli che lavoravano in campagna. Certo, basta. La zia del farmacista, zia del farmacista. Allora, le rivolgiamo alcune domande. Per lei, conservare alcune tradizioni come gioco popolare a busso è opportuno, secondo lei, è superato? È opportuno perché è tanto bello rispettare le tradizioni. A meno per io che c'è una certa età, ti senti rinascere a vedere i bei ricordi di prima. Ti voglio raccontare, quando eravamo ancora con Giovannina, Giovanni per te le tradizioni a busso, so belle che si mandien oppure che si dà zanna aperta? Non in zanna aperta, zanna mandanina. Io fa sempre a correre, sempre. Quest'anno ci partecipate a che cosa? Mia mamma, la mina e la latina. Brava. E ti piace fare la gara della latina? Sì. Ti piace? Cinema piace. Tutto. Prima come si faceva con la tina? Mamma, figlia di apra qua la fonte a bolle. E dopo la fonte e poi avevamo pure tutto quando c'era l'acqua e avevamo sempre con la tina. Che si faceva con l'acqua? Voi la tenavate l'acqua dentro la casa? L'acqua dentro la casa, se tenavamo l'acqua dentro la casa, avevamo ricca, mamma. Come che avevamo poverie e tenavamo l'acqua dentro la casa. Quindi è meglio mo? È meglio mo 100.000 volte. È meno male. Lei quest'anno partecipa a qualche gioco? Sì, a quella della panetta. Siete contenta? Molto. L'anno scorso avete partecipato? Mai, questa è la prima volta. Quindi vi trovate bene? Sì. Vi piace questo quartiere? Molto, molto. Fate qualche complimento a Don Giuliano. Ah, Don Giuliano, dove mette le mani Don Giuliano? Dice in scambio. Dice lo scambio in che senso? E dice nel libro. Ah, siamo capiti. Ciao. Allora, ciao. Palmieri Fernando. Ma voluti chi Fernando? Ti ci trovo buona a bus? Cazzo, Peppe. Quest'anno ci partecipate a che cosa? Alla solita. Alla corrida? Sì. E ci racconti qualche pezzo della corrida? Te voglio raccontare, era troppo tardi. Vabbè, mo ricordate che cosa? Il prossimo anno. E il prossimo anno, ci riservi qualcosa? Ti piacciono questi giochi che si fanno nel nostro quartiere? Sono sempre partecipati. Anche il quartiere La Fonte a Ballo là. Facete buono. Continuiamo che Peppe lo fa la rete. Allora, raccontateci che cosa? E che c'è, che vi mi ha raccontato? Un pezzo della canzone che siete preparati quella da sera, eh? Nell'ultima poesia. Che vi posso dire? Qualche brano, i primi brani. Sì, va bene. Allora come iniziava? Per chi è nato nel cocchio prima, si ricordano i tempi più lontani. Era un mondo di ruina che sta vita nostra paesana e poi tutto il resto. È bella sta poesia. Siete attaccato quindi a busso, si vede? Sì, molto attaccato. Meno male, che a busso è sempre lui meglio. Ciao! Sua nostra. Allora, mo qua fra poco si fa la gara della tina. Mamma guarda. Come vivi questa emozione tu? E vivo male perché io abito qua, siccome la macchina io la posso proprio a 25 metri da casa, sai che disturbo ho avuto, per arrivare alla coppa della portella della casa? Vorrei sapere chi mi paga queste pedate. Vabbè, mo chiani, la facisci la gara della tina? No. Perché? Mi piace per quella del setaccio.
E perché non la fa? Tu su loggia? Come? Tu su, troviamo qualche concorrente e la fa. Va benissimo. Io ci metto setaccio. Ma l'utile? No. L'utile è trovato. Tengo la tina però. La posso fare? Fa la gara della tina. La vai a to. Ci vuole una grandezza normale? Sì. Qualsiasi grandezza. Qualsiasi grandezza. Allora la vado a prendere io. Che ci devo portare nella tina? L'acqua. L'acqua? L'acqua? E ci metto l'acqua, va. Però ti la fa? La faccio, lo faccio. Dopo si fa la gara della tina. Adesso Don Giuliano sta spiegando il regolamento del gioco. Ma dietro per cortesia! Dietro! Forza dietro, ragazzi! Basta!
Ma è domani? No, questo è no.